Ciao, felice di ritrovarti. Eccoci all'interno di un altro interessantissimo video. Faremo un viaggio bellissimo all'interno di quel mondo che già ci ha introdotto Daniele nel suo ultimo video, ossia all'interno del mondo del gusto. In realtà tratteremo tutto quello che è il rapporto fra ciò che riusciamo a percepire attraverso i sensi quando stiamo assaporando un piatto. Noi di Vita Style amiamo anche dare la possibilità alle persone di accedere a degli strumenti efficaci e di dare la possibilità alle persone di conoscere quelle strategie utili per commettere meno errori anche sotto questo profilo, ossia sotto il profilo gustativo, sotto il profilo dell'appagamento che noi incontriamo nel momento in cui stiamo mangiando un piatto. Troppo spesso mettiamo assieme ingredienti in maniera casuale, ecco che sfruttando due schemi di base riusciremo ad ottimizzare tutto questo e far sì che l'appagamento quando stiamo mangiando il piatto che abbiamo appena realizzato sia massimo e assoluto. Per fare questo sfrutteremo uno schema di base che ormai conoscerai, lo schema del piatto unico, anche perché Daniele all'interno dei suoi video ne ha parlato in maniera approfondita. Uno schema che diventa interessante e importante non solo per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale, ma diventa importantissimo anche per pianificare a livello settimanale la nostra alimentazione, ad esempio, per organizzare la nostra spesa. L'altro schema che sfrutteremo è questo, assomiglia molto al piatto unico, però è leggermente diverso. Quindi partiamo dal piatto unico e partiamo da un ingrediente, gli asparagi, un ingrediente di stagione. Andiamo ad inserire quindi all'interno del nostro 50% del piatto gli asparagi. Sull'altra parte del nostro piatto dobbiamo inserire carboidrati derivanti da cereali integrali o patate e proteine. Parliamo prima di proteine. Ecco che entra in gioco un accostamento classico, l'abbinamento sia fra asparagi e uova. Ecco, qui entra in gioco anche l'aspetto olfattivo, tutto ciò che si lega ai profili aromatici che noi possiamo percepire con il nostro naso. Olfatto e gusto danno vita al sapore del cibo. Quindi mettendo assieme questi due elementi riusciamo ad avere un'apoteosi a livello gustativo. Perché? Perché anche a livello olfattivo hanno un'affinità. Ecco che dobbiamo cercare di mettere assieme ingredienti in maniera corretta che abbiano delle affinità olfattive, quindi dei risvolti simili a livello olfattivo che ci permettano di fare delle combinazioni percepibili in maniera corretta e appagante. In particolar modo in questo caso abbiamo delle note sulfuree di zolfo che accomunano questi due ingredienti. Un altro elemento che determina il successo di questo accostamento è legato alla consistenza. L'uovo rimane morbido, gli asparagi abbiamo la possibilità di mantenerli croccanti. Ecco che quindi tratto un altro argomento importantissimo, la texture, la consistenza, quello che percepiamo a livello di consistenza all'interno della nostra bocca è determinante e per quanto riguarda appunto questo aspetto i contrasti sono ben accetti. Andiamo quindi ad inserire all'interno dello spicchio delle proteine le uova. Ci manca da inserire l'ingrediente che va a ricoprire la parte di carboidrati derivanti da cereali, possibilmente integrali o patate. Ecco che in questo caso entra in gioco sempre l'aspetto olfattivo. Andiamo a percepire un ingrediente che può avere un risvolto aromatico vicino a quello degli asparagi e delle uova. Tutto il mondo dei tuberi, delle radici, le rape ad esempio, i ravanelli, ma anche ovviamente le patate, hanno delle note sulfuree. Ecco quindi che abbiamo intercettato anche la nostra fonte di carboidrati. Andiamo ad inserire le patate. Lo schema invece che ripropongo sotto va a sintetizzare il perché delle nostre scelte, ossia possiamo suddividere questo schema in tre aree dove andiamo ad inserire l'aspetto legato all'olfatto, quindi l'aspetto aromatico, il profumo che il cibo emana. Sull'altro spicchio andiamo ad inserire l'aspetto legato alla consistenza e ovviamente su uno spicchio l'aspetto importantissimo che si lega alla percezione del gusto delle nostre papille gustative. Ecco quindi che abbiamo aroma, consistenza e gusto. A questo punto dobbiamo capire come combinarli al meglio fra di loro. Per quanto riguarda l'aroma abbiamo già capito che dobbiamo trovare delle affinità, quindi non ci dovrebbero essere contrasti, perché il contrasto aromatico arriva al nostro cervello come una sorta di errore. Per quanto riguarda invece le consistenze dovrebbe esserci un contrasto che viene percepita come una cosa gradevole, una sorta di sorpresa. Per quanto riguarda il gusto invece dobbiamo porre un po' più di attenzione. Come ci ha già accennato Daniele nel suo ultimo video, abbiamo capito che le nostre papille gustative hanno la capacità di percepire determinati gusti e in certi casi gli accostamenti sono ben accetti, in altri casi un po' meno. Ad esempio, basta che pensiamo
alla combinazione fra dolce e amaro all'interno di un pezzo di cioccolato. Un po' più di attenzione bisogna fare ad esempio fra salato e gusto umami, di cui ha già parlato anche Daniele. Ecco, avere due elementi troppo spinti a livello di sapore, uno molto sapido e uno molto saporito, ecco che rischiamo di andare a coprire eccessivamente tutti gli altri sapori. In linea generale bisognerebbe cercare di evitare salato e umami in combinata, in maniera esagerata, e così come ad esempio l'amaro e l'aspro vanno evitati, e invece sono ben accetti il dolce e l'aspro, il dolce e il salato, il dolce e l'amaro, l'amaro e l'umami, l'umami e l'aspro. Andiamo a mettere assieme a questo punto gli ingredienti che abbiamo scelto e cerchiamo anche di capire se c'è la necessità di aggiungere ingredienti che poco sfruttiamo ma che abbiamo costantemente quasi a disposizione all'interno delle nostre case. Iniziamo a lavorare le uova. Facciamo delle uova strapazzate, cotte in maniera molto leggera e tenute morbide, in modo tale da poterle accostare agli altri ingredienti. Per quanto riguarda gli asparagi, io li ho cotti a vapore assieme alle patate, li ho tenuti separati. Con una parte degli asparagi ho fatto una sorta di purea, le teste le ho tenute intere, le ho solo tagliate a metà. Invece per quanto riguarda le patate, le ho schiacciate con i rebbi di una forchetta e le ho condite con olio extravergine di oliva, e adesso andrò anche ad aggiungere una parte acida. È quello che ci manca all'interno di questo piatto. Ecco che diventa interessante utilizzare qualche goccia di succo di limone, io l'aggiungo sulle patate. Entra in gioco un altro accostamento, tutti i profili agrumati si sposano benissimo con le erbe aromatiche, quindi in questo caso io utilizzo con le patate del timo e vado a mescolare il tutto. Ecco che a questo punto, avendo cotto tutto a vapore e condito con aromi e impreziosito anche con una parte acida che tende ad esaltare la sapidità naturale di cibo, ossia il succo di limone, il sale lo teniamo come ultimo step. Questi sono tutti sistemi anche per riuscire ad abbassare e ridurre il quantitativo di sale che solitamente aggiungiamo in maniera eccessiva ai nostri piatti. Le uova strapazzate sono pronte e siamo pronti con tutti gli ingredienti. Io ho cotto 200 g di patate e le ho, come dicevo prima, schiacciate con la forchetta. Aggiungiamo anche la purea di asparagi che abbiamo fatto, sempre asparagi ovviamente cotti a vapore, quindi la parte estremamente morbida del nostro piatto. Aggiungiamo anche le uova strapazzate che abbiamo fatto, tenendole ovviamente abbastanza morbide. E adesso è arrivato il momento di perfezionare il nostro piatto, ossia mettiamo anche le parti del nostro asparago che io ho tenuto abbastanza croccanti, quindi conferiranno quella croccantezza che attualmente manca. E per dare una croccantezza ancora più estrema vado ad aggiungere anche un griglio di noci tritato grossolanamente. La prossima volta che ti capita di cuocere un qualsiasi ingrediente, ma in particolar modo gli asparagi come abbiamo utilizzato in questo caso, ti chiederei di chiudere gli occhi per qualche istante e di cercare di percepire al meglio tutte le sensazioni che ne derivano, e sicuramente riuscirai ad intercettare anche un'affinità molto spinta, a volte dipende molto dalla tipologia di asparago, con la frutta secca. Ecco perché ho deciso di utilizzare le noci. Quindi andiamo a cospargere un po' di noci. Come ultima cosa voglio parlare anche del gusto grasso, aggiungendo dell'olio extravergine di oliva. Ecco che entriamo in un altro bellissimo campo, il mondo dei grassi. Daniele nel suo prossimo video ci parlerà proprio di questa tematica, che è una tematica importantissima, soprattutto sapere e capire che esistono dei grassi sani e dei grassi non sani, e soprattutto avere le armi a disposizione per poter riconoscere le due famiglie di grassi. Questo è il nostro piatto, piatto unico a tutti gli effetti, completo, seguendo il concetto del piatto unico e ragionato sotto il profilo del gusto e dei sapori. Ciao, a presto!